Sesta missione dell'atto 2, ragazzi, riparazioni di emergenza. Siamo ancora ovviamente su Watch Dogs, se avete cliccato qua saprete anche leggere. Vediamo, perché mi pare una missione piuttosto stronza questa. Proprio senza mezzi termini, eh. Il Rossi Fremont aveva alimentato così tante speranze. Invece ha solo riunito le bande sotto uno stesso tetto. La lealtà al quartiere è diventata la lealtà all'isolato. Cazzo è Scampia questa? Corviale! Da un'occhiata in giro. Oh, cazzo! Brulica! Le pie di Damien punta lì dentro. Questo posto è proprio... Potrei fare una cosa. Intanto prendere il destroyer. Ok. E cominciare così. Così. Daremo un'occhiata dentro. Non mi vedrei mai. Mica chiamate la polizia, vero? Femminucce. Non sono io quello che stai cercando. Ah, devo fare giro largo, capito. Se solo riuscissi a avvicinarmi per... Potrei usare una telecamera? Aspetta, che c'hai te? Soldi. Voglio. Cioè, un cazzo in realtà. Oh, non abbassate la guardia. Qui non c'è niente. Via. Qui non c'è un cazzo. Prosegue. Esplodi. E come se esplodi? Sentito? Oh, merda. Ah, che paura! Servita un cazzo. Decido per ogni buco di porta quello stronzo. Te che puoi fare? Ma che cazzo! Ah! Ah! Qui non c'è un cazzo. Vado a controllare di là. Mi stanno ancora fischiando le orecchie! Cazzi tuoi, no? C'è qualcuno che sta venendo qua fuori? No, per ora no. Tranquillissimo, zio. Ok, non m'ha visto, godo. Ehi, ho trovato qualcosa. In realtà ho trovato qualcuno di morto. Oh merda. Bellissimo. Non c'è niente, via. Fuori un altro. Proviamolo, non deve scapparci. Ok, deve ricaricarsi per forza adesso. Provatelo e fatelo fuori. Occhio a non fare cazzate. Sono stato più veloce io, godo. Ok, prima tranche, chiamiamola così, fatta. Via, dietro. C'è qualche cecchino sul tetto da quel che vedo. Che dito in culo. Ok, prossimo obiettivi, loro due. No! Sì! È troppo lontano, raga, per fare qualsiasi cosa. Lui no, invece. La sveglia!
Meno esplode lì e non ci rompe le palle. Godo. Pochino godo. Anzi, un po' tanto. Ok, tu arrivi da là. Non mi fai paura. Però finché non crepa lui, ragazzi, possiamo fare ben poco. E adesso è crepato. Godo così. Vabbè, i soldi sono irrilevanti anche perché hanno cifre da poveracci. Tipo $149 che a noi non servono. Ok, lui... fuori. Cioè, io ho completato già questo gioco due volte. Ve l'ho già detto, una cosa come 6 anni fa. Perché ho iniziato a portarlo su YouTube, ma poi alla fine... ho interrotto la serie perché avevo 17 anni, avevo altro da fare. Diciamo che non ero così costante, così serio con questa cosa di YouTube. E io non so come ho fatto a completare queste missioni praticamente senza tutte queste abilità, cose varie. Cioè a me, io picchiavo e basta. Oggi invece mi serve quello, mi serve quell'altro e devo avere i potenziamenti, le armi, tutto, i soldi. Anche a Assassin's Creed non ero così. Adesso facciamo una cosa molto intelligente. Che cosa mi dici? I Viceroy hanno disattivato il CTOS nel Rossi Fremont. Uno. Il CTOS a essere offline. E due. La gente sembra uscire. Non è colpo alla testa, ma vabbè. Perché la Bloom non l'ha riparato. La Bloom avrebbe i soldi per farlo. Non torna. Infatti mi ricordavo di questa missione come tipo qualcosa di impossibile. Invece, raga, con magari anche qualche anno di esperienza in più nel gaming, è una cagata assurda. Ma sì, raga, ma l'abbiamo fatta veramente liscia come l'olio. Non ci hanno mai visto, mai corso il rischio di essere visti. È buona. Stavo per farlo esplodere, raga. Comunque ci siamo. Ci siamo. Ok, sblocchiamo l'antenna del CTOS, che in realtà l'ho già sbloccate tutte, però questa deve essere sicuramente una nuova. Ci sono quasi. Temo che Chicago stia pericolosamente sottovalutando i Viceroy. Questi sanno quello che fanno. La situazione si è complicata. Già. Ho paura di quello che troveremo dentro. Ok, forse mi ricordo che qua poi vengono a cercarmi. Sì, mi sa. Vabbè, non facciamoci la testa, ragazzi, prima di averla rotta. Perché non è veramente il caso. Tanto noi facciamo questo. Vuoi divertirti? Lascia la zona. La fate facile voi. Scoprire cosa nasconde il Rossi Fremont. Cancello e via. Non mi dire che mi seguono, eh. A posto. Obiettivo completato, lascia la zona. Non penso sia finita la missione. Non credo. Vediamo un po'. Ok, è fatta. Sì, siamo connessi. Ora puoi spiazzare dentro a Rossi Fremont. Grazie. Che sarebbe il motel, no? Se non vado errato. Ehi, non resisto a una bella avventura. Abbiamo finito? No, ho appena iniziato. Devo entrare lì dentro, cercare risposte e riprendermi mia sorella. E una volta che avrai le risposte, che farai? Riprende la sorella, era appena detto. Pagare a tutti i responsabili della morte di Lena. Ci sei ancora? Sì, ci sono. Oh. Ma non prometti fiducia, bimba mia, eh? Non la prometti facendo così. Sì, ci sono, forse. Comunque sì, mi sbagliavo, la missione è completata. E allora andiamo avanti verso la settima. Tobias, chi ti ha dato questo numero? Ascolta,
Ho una notizia che secondo me potrebbe interessarti. Ho scoperto che la polizia sta aumentando il numero di armi in strada. Le stanno vendendo a casse, mi sono spiegato? Di nascosto. Aspetta, avevo scoperti alcune. Ah, ok, ecco perché non me l'aveva fatto completare. Adesso ha senso. Ehi, abbiamo beccato il grosso. Ecco qua, senti. GPS nelle armi le collega a diverse scene del crimine. Possiamo tracciare l'angolazione degli spari. Questa gente è dappertutto. Si occupa di furti, spionaggio, di omicidi. La centrale non è in grado di contrastare cose così grosse. Porca puttana, amico. Vabbè, non era necessario, Ci vediamo più tardi. Intanto io scaverò più a fondo per vedere se li trovo. Ah, ciao. Ehi, trovato niente? Solo il quartier generale dell'organizzazione clandestina di lusso che sta dietro al 17% di crimini irrisolti in questa città. Ma magari per te è niente. Bingo. Intelligentissimo sto tizio, eh. Cioè, veramente, all'inizio non lo avrei mai detto, però è intelligentissimo sto tizio. Sti cazzi.